Benvenuti nel 2019. Ci eravamo lasciati nel 2018 con gli auguri di Buon Natale, ci ritroviamo nel 2019 con gli auguri di Buon Anno. Ora, la scorsa settimana non ho fatto uscire il video semplicemente perché ho voluto riposarmi. Mi sono riposato, non ho fatto nulla, però in realtà mi sono venute tantissime altre idee per nuovi video che porterò poi sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Federico Chiacchio, su questo canale tratto di videomaking, avventure e viaggi, e se vi piacciono questo tipo di argomenti, iscrivetevi al canale. Ora, primo video dell'anno, video low light, video di notte. Oh. C'ho sonno, mi devo svegliare. Dove stavamo? Ok, video low light, video di notte. Ora, è veramente difficilissimo filmare di notte. Anche se non può sembrare, in realtà ci sono tantissime cose da considerare quando si fa un video in notturna. In questo video cercherò di toccarle un pochino tutte per darvi dei consigli per poter fare delle riprese di notte eccellenti. Iniziamo. Ora, io credo che esistano due tipi di videomakers: i videomakers che hanno soldi da buttare e i videomakers che non hanno soldi da buttare. Ora, se avete dei soldi da buttare, potreste pensare di acquistare una Sony Alpha 7S 2 o una Canon 1DX Mark 2, spendere migliaia di euro e fare dei video eccellenti anche di notte. Se avete già una di queste fotocamere, in realtà potreste pensare di acquistare una lente ancora più luminosa che vi consenta di migliorare ancora di più i vostri video di notte. Lente luminosa si parla di f2.8 o inferiori. Se vi interessa, ho fatto proprio nell'ultimo video del 2018, lo scorso video, una recensione sul Sigma che ho, che è un Sigma f1.4 per le riprese notturne. Andatelo a vedere, vi lascio il collegamento qua sopra. Ora, nel caso in cui facciate parte del secondo gruppo di videomakers, ossia quelli che non vogliono spendere centinaia se non migliaia di euro in obiettivi, fotocamere e roba varia, ecco qualche consiglio per voi. Innanzitutto precisiamo che dovete conoscere alla perfezione la vostra fotocamera e i suoi limiti, soprattutto i suoi limiti. Cosa può e cosa non può fare la vostra fotocamera in determinate situazioni di luce. Consiglio numero 1: aprite al massimo il diaframma della vostra lente, in modo tale che alla vostra fotocamera arrivi molta più luce rispetto al normale. Questo vi consentirà semplicemente di avere delle immagini molto più luminose rispetto a quando avete un diaframma più chiuso. Ovviamente più apre il diaframma e meglio è. Di solito un'apertura quantomeno accettabile di notte o comunque buona è di f2.8. Più il numero è minore, più luce entrerà nel sensore, migliori saranno i video. Ricordatevi però che non tutti gli obiettivi zoom hanno un'apertura costante, quindi se andate a zoomare, l'apertura del diaframma si ridurrà e quindi entrerà meno luce. Secondo consiglio, i tempi di esposizione. Ora, io di notte vi consiglio di utilizzare o i 24 frame al secondo oppure i 30 frame al secondo. Questo perché? Perché ricordate che il tempo di esposizione deve essere esattamente il doppio rispetto al vostro frame rate. Quindi se utilizzate 24 frame al secondo dovrete avere un cinquantesimo di secondo di tempo di esposizione. Se utilizzate invece 30 frame al secondo dovreste avere un sessantesimo di secondo di tempo di esposizione. Ora, se da una parte è meglio utilizzare i 24 frame al secondo e un cinquantesimo di tempo di esposizione, io in realtà questi non li uso mai. Perché? Semplicemente perché a 24 frame al secondo risulta quasi impossibile fare delle slow motion, quindi in post produzione andare a rallentare l'immagine. Il miglior compromesso quindi è per me filmare a 30 frame al secondo con un tempo di esposizione di un sessantesimo di secondo e rallentare poi in post produzione il video all'80% della velocità normale. Certo, il video è un pochino meno luminoso, però in realtà mi consente di ottenere un effetto un po' più cinematografico, un po' più drammatico. Terzo consiglio: filma in 4K. Se la tua fotocamera te lo consente, avrai un bitrate molto più elevato rispetto ai 1080p del full HD normale, quindi se filmi in 4K avrai maggiori dettagli, soprattutto di notte. Consiglio numero 4, il valore di esposizione, o anche detto EV. Il valore di esposizione sarebbe semplicemente l'unità di misura che consente di calcolare la luminosità della scena che stai riprendendo. In realtà è una cosa di cui si parla poco, però aumenta leggermente la luminosità della scena e soprattutto ti consente in alcune situazioni di andare a recuperare della luce. Ad esempio, nel mio caso, con la Panasonic che sto utilizzando, posso andare da una scala da -3 EV a +3 EV, il che mi consente in determinate situazioni di ottenere più luce da una scena. Consiglio 5, gli ISO. Ora, gli ISO consentono semplicemente di andare a aumentare la luminosità della scena elettronicamente. Ricordatevi di non andare a aumentare troppo gli ISO della scena, perché altrimenti, soprattutto nelle zone d'ombra, andrete a vedere poi della grana, che non è la sorella del grano, i soldi. Per questo vi dicevo all'inizio che dovete conoscere molto bene i limiti della vostra fotocamera. Quello che per esempio può essere per una Panasonic un ISO troppo elevato, per una Sony può essere un ISO molto molto basso. Attenzione anche a non fare l'errore
opposto, ossia lasciare troppo bassi gli ISO, perché alcune volte mi sono accorto che in realtà avevo lasciato gli ISO troppo bassi, perché poi in post produzione diventa impossibile andare a recuperare quella luminosità in più che magari mi sarebbe servita durante la ripresa. 6. Filma le silhouette. Le silhouette sono semplicemente il profilo di una persona. È una tecnica che viene usata spesso anche nel cinema. Filmare la silhouette o il profilo di una persona significa semplicemente dare più risalto e più drammaticità alla persona stessa, al soggetto che si sta inquadrando. Ecco perché la luce alcune volte non è fondamentale, perché potreste sfruttare proprio il fatto che non c'è la luce nella scena. Consiglio 7. Utilizza una luce. In questo caso la luce vi serve come? Perché magari vi serve riprendere quella persona in quel determinato momento, in quella determinata circostanza, in quella determinata posizione. Per cui la luce è indispensabile. Ora, io ho acquistato questo, che è il Godox. Si chiama così perché è la marca che lo produce, però in realtà è un leddino che si accende e che è dimmerabile. Quindi in base alla situazione che avrete, semplicemente potrete andare a dimmerare questo LED. Questa è semplicemente una delle tante luci che potete acquistare sul commercio, però vi consiglio di averne una, assolutamente. In questo caso però ho rotto la promessa di non farvi spendere neanche un euro. Quindi se non volete acquistare un leddino come questo, anche se in realtà costa una cosa tipo 15 euro, non fate i tirchi, potreste andare a utilizzare l'ambiente intorno a voi. Per esempio potreste filmare semplicemente vicino a una vetrina di un negozio, sfruttare la luce di un lampione, la luce di una macchina o anche quella del vostro cellulare. 8. Non usare i profili log. Cosa sono i profili log? Sono semplicemente dei profili che offrono una gamma dinamica maggiore rispetto a quella che è la normale ripresa di una fotocamera. Quindi semplicemente raccoglierà maggiori informazioni soprattutto nelle zone in cui c'è tanto contrasto tra luci e ombre. Solo che dovrete lavorarci più in post-produzione. Se questa è una cosa ottima per le riprese diurne, in realtà utilizzare i profili come il V-Log della Panasonic o l'S-Log della Sony complica semplicemente la vita, perché avrete anche qui la famosa grana. Quindi di notte non riprendete con i profili log, altrimenti avrete praticamente lo stesso identico problema che c'era negli ISO. 9. I plugin. Plugin è semplicemente un programmino che potete scaricare e andare a utilizzare sul vostro programma di editing preferito. Io utilizzo Premiere Pro e utilizzo NIT, non lo so come si dice comunque. E questo programmino ci consentirà di ottenere semplicemente un'immagine meno rovinata rispetto a quella che è in origine. Però attenzione, perché se da un lato è vero che va a rimuovere quello che è il noise, ossia il rumore di un'immagine, dall'altra rovina la nitidezza del video, quindi occhio. Consiglio numero 10. Occhio alla nitidezza. Tutti ormai hanno questo pallino di dover avere un'immagine nitida. Sì, ok, però in realtà ottenere un'immagine nitida di notte comporta anche ad aumentare la granulosità. Quindi attenzione quando sulla fotocamera impostate la nitidezza al massimo e attenzione quando sul vostro programma di editing andate ad aumentare la nitidezza, perché aumenta anche la granulosità e quindi peggiora di molto la qualità del video invece che migliorarla. Quindi in definitiva, avete bisogno di acquistare un obiettivo e una fotocamera costosa per poter filmare di notte? No! Vi basta semplicemente avere della buona luce attorno a voi. Quindi può una luce da 15 euro migliorare la qualità del vostro video più di quanto non possa farlo in realtà un obiettivo da migliaia di euro? Sì. E come potete vedere da queste immagini che ho girato sì in posti diversi e con diversa luce, quindi non è scientificamente provata questa cosa, in realtà potete semplicemente vedere che la differenza c'è e come. Quindi, invece di comprare obiettivi costosi, semplicemente utilizzate bene la luce che avete a disposizione. Tutto qua. E con questa notizia bomba ci salutiamo e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Ciao!